Dionisio Lequagli, a te il compito di presentarci questi grandi campioni. Ecco, vediamo qual è stato il percorso di queste due squadre per arrivare in finale. Marzio Araujo e Riccardo Costa Santos hanno affrontato nella pool Phil Gabatuler e Jan Schneider della Svizzera, vincendo per 2-1. Borsma Spijkers dell'Olanda hanno perso questo incontro 1-2. Christman Redman, Ben Saxton del Canada 2-1 per il Brasile. Hanno vinto nei sedicesimi una fase di eliminazione diretta contro Kaciola Salankiewicz della Polonia, contro Dollingen Winschiff 2-1. Hanno vinto contro Gavira Herrera della Spagna 2-0. Hanno vinto contro Plavins Smedins 2-0 in semifinale. Per quanto riguarda invece Alison e De Manuel, nella pool hanno vinto tutti e tre i loro incontri, contro Pittman Lockhead della Nuova Zelanda 2-1, contro Hoyer Soderberg 2-1 della Danimarca, contro l'Ucraina 2-0 nei sedicesimi di finale, contro Lario Mesa della Spagna 2-0, Kosherev Semenov della Russia 2-0 negli ottavi, nei quarti pro contro i connazionali Ferramenta Pedro Salgado del Brasile appunto 2-0, contro Brink Reckerman avete potuto vedere ieri l'incontro 2-0, e adesso per la finale si incontreranno le due coppie brasiliane nel testa a testa. Nei risultati precedenti ha sempre vinto Alison ed Emanuel 4-0 per loro fino adesso. Ed eccoci pronti proprio per la presentazione ufficiale. Dalla Spagna arriva il primo arbitro di questa finale, Pedron, e dal Canada Daryl Friesen, che ha arbitrato molti match importanti nell'ultima fase del tabellone maschile e femminile. Lui ha affidato il compito di essere il secondo arbitro di questo match. Ed eccoli invece seduti sulle loro panchine i protagonisti di questo match. Guardate il corpo statuario di questi atleti, ne viene elencato di nuovo il palmarès dallo speaker ufficiale, ed è davvero notevole quello che riusciremo ad apprezzare in questo match, perché sono in una straordinaria condizione di forma gli atleti. Vedete, Riccardo e Marzio sono gli atleti presentati in questo momento, lanciano dei gadget al pubblico ed è la volta adesso degli atleti in canotta verde. Non cambia la nazione, sono sempre brasiliani, ed ecco la concentrazione di Alison e di Emanuel. Alison 202 centimetri, pronto a entrare anche Emanuel. Ha disputato una straordinaria semifinale, Emanuel ha dato davvero spettacolo. L'hai giudicato, Dionisio, il più forte giocatore che tu abbia mai visto? Sì, è il più forte giocatore di tutti i tempi, soprattutto per continuità. Forse solamente Karch Kirali ha fatto come lui, però la sua carriera è stata così lunga, quella di Emanuel, che veramente con tantissimi compagni ha sempre ottenuto dei risultati incredibili. Invece è inquadrato Marzio. Sono pronti gli atleti per giocarsi uno dei risultati più importanti nella carriera di un atleta, abbiamo detto secondo solo ai giochi olimpici. Qui c'erano ben 48 coppie, come vi dicevamo, quindi molte di più, per cui è davvero un risultato prezioso essere all'avvio di questo match che vale la medaglia d'oro. Il primo attacco di Unito, a te il commento su questo primo punto di giocato da Alison e De Mare. Riccardo, serve Marzio che attacca a rete perché è chiuso completamente dal muro invadente di Alison. Emanuel al servizio, l'attacco giocato con grande decisione, vedete il numero 2 dell'altro team brasiliano, Marcio Araujo.
È una nuova coppia quella di Marzio e Riccardo, giocano insieme dallo scorso anno, non hanno ancora vinto un torneo insieme, ma ricordiamo brevemente i loro successi. Riccardo medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene, medaglia d'argento a Sydney nel 2000 con Zemarco, campione del mondo a Rio nel 2003, ha vinto 50 tornei, pensate, in carriera $1.500.000 vinti per lui. Per Marzio una medaglia d'argento a Pechino alle Olimpiadi, e campione del mondo a Berlino nel 2005, tutti e due gli eventi con Fabio Luiz. 19 tornei vinti, sono la testa di serie numero 3. Però che grandissimo curriculum per questo atleta. Attaccano, e qui non possiamo assolutamente dire in telecronaca, gli atleti brasiliani distinguendoli per nazione, perché il Brasile ha operato questo fantastico risultato di portare una squadra nella finale del tabellone femminile e poi vinto anche da Larissa e Giuliana. E adesso qui abbiamo altre due squadre brasiliane. L'attacco giocato da Marzio. Il servizio per Emanuel e Alison, 3-1, e l'avvio in questa fase del match è abbastanza equilibrato. Sicuramente quale team tra i due vedi più esposto a momenti di nervosismo, di poca lucidità? Sono atleti che non possono cadere in questo tranello, Dionisio, oppure sì? No, Emanuel è un giocatore molto tranquillo, darà la necessaria calma al suo compagno Alison, che seppure più giovane dei quattro ha grande esperienza, avendo vinto il circuito mondiale insieme ad Harley nel 2008, quindi nel 2009, scusate, quindi un giocatore già giovane ma di grande livello. Guardate il muro altissimo di Emanuel, ma non ha potuto nulla. Adesso il servizio per Riccardo, vediamo la sua battuta. Situazione di assoluta parità, tre pari. Emanuel, la sua scelta in attacco, la palla vincente per lui. Incredibile, sembrava non esserci spazio per il lungolinea, ma Emanuel veramente con un colpo esterno incredibile passa il muro di Riccardo, che conosce bene, anzi direi benissimo, avendo ottenuto tutti i suoi migliori risultati con lui. Serve Emanuel, in vantaggio 4-3 la sua squadra. Servizio per Marzio, la palla è vincente. E qui è proprio una gran festa per i tifosi brasiliani, che devono solo scegliere per chi tifare. 4 pari. Battuta a Marzio, Araujo. Volo in ricezione di Emanuel, ma un gran servizio. Grande servizio, Marzio ha un servizio in salto veramente fra i migliori al mondo, perché non solo è molto veloce ma anche, soprattutto, veramente preciso e ne sbaglia pochissimo. Il servizio ancora quando siamo 5-4 per la squadra che ha battuto in questo momento. Attacco potentissimo giocato da Alison, ma la palla è fuori. 102 centimetri, 2,02 metri per Alison, 102 kg di peso per questo atleta monumentale, oserei dire. Marzio in battuta, palla ricevuta bene da Emanuel, non è certo una novità la bravura di questo atleta in questo fondamentale. Riescono a conquistare il nuovo diritto a servire, quinto punto per Alison ed Emanuel. E ancora il team, vedete che può andare in battuta, di Marzio e Riccardo. Dovessi azzardare un pronostico, chi vedresti favorito in questo match, Dionisio? Guarda, fino adesso hanno giocato benissimo Alison e Emanuel, veramente senza pecche, e Riccardo e Marzio invece hanno stentato per tutto il torneo, ma nella fase di eliminazione diretta sono cresciuti, li abbiamo visti giocare molto bene negli ultimi incontri. È veramente difficile fare un pronostico. Alison, il suo servizio è in rete, si va al cambio di campo.
punteggio di 8-6. Sono delle fasi del match apparentemente tranquille, sembrano molto calmi i giocatori. Adesso vedremo man mano che il punteggio diventa più alto e ci si avvicina alla fine del primo set. Qui ci si gioca la medaglia d'oro ed è un risultato che ovviamente si farà sentire man mano che il punteggio si avvicinerà a quota 21. Attacco molto ben giocato da Emanuel. Bravissimo Emanuel ad attaccare fra muro e difesa, sta attaccando veramente bene, prima ha attaccato sulle mani del muro, è sicuramente il giocatore con più colpi in questa finale. Alison, il suo servizio va subito a muro, l'altissimo giocatore che adesso può sfruttare insieme al proprio compagno dell'errore, vedete in attacco, la palla è fuori, anche se davvero è buona, perdonatemi, buona. Io pensavo fosse infatti la chiamata in favore dei ragazzi in calotta verde, invece assolutamente in favore di Marzio e Riccardo che sono a servizio. 9-7 il loro vantaggio, attacco per Alison, che meraviglia. Alison, incredibile, una diagonale strettissima con un muro di Riccardo, guardate dove va a colpire la palla e dove la indirizza. Una chiusura di braccio e di spalla davvero straordinaria per Alison. Il servizio di Emanuel, ricevono bene Marzio e Riccardo e la palla adesso ritorna tra le mani dei ragazzi che sono in canotta gialla, possono andare a servizio. 9-8, adesso 10-8, il decimo punto per loro e soprattutto un vantaggio più 2 in questo momento, un vantaggio che tentano di tenersi stretto. Battuta al salto è sbagliata, devono rischiare in battuta, hanno senz'altro di fronte dei grandi campioni, lo sanno bene, qui la battuta è un fondamentale importante in questo match. È fondamentale, Marzio e Riccardo stanno battendo entrambi in salto, sanno che devono forzare qualcosa al servizio, anche perché Emanuel ed Alison sono reduci da un avvio di stagione veramente esaltante, secondi a Brasilia, poi primi a Praga e primi a Pechino la scorsa settimana. 11 per Marzio e Riccardo, 9 per Alison Emanuel, adesso si va al cambio di campo, 11-10, situazione di equilibrio a tuo parere Dionisio, sia nel punteggio che in quello che stai vedendo in campo? Beh, c'è un break di vantaggio a favore del Riccardo e di Marzio, quell'attacco in diagonale fuori di Alison ha fatto la differenza in questo momento, il servizio ottimo di Marzio da zona 1 a zona 1 su Emanuel, ecco in questo momento qui sono la differenza è poco, un paio di punti di vantaggio per Riccardo e Marzio. E qui abbiamo visto nelle immagini una scena che mi dà l'opportunità per aggiungere una considerazione, avete visto Alison che è andato a dare proprio un 5 la mano all'arbitro. Direi che è una disciplina sportiva, il beach volley, dove si vede di più, vorrei dire, l'umanità dell'arbitro, nel senso che spesso non è infrequente che ci siano questi scambi tra giocatore e arbitro che magari in altre discipline sportive sono pressoché impossibili. Beh, i giocatori sono anche dei campioni di tattica, quindi cercano di gratificare l'arbitro, soprattutto nella finale, per non avere delle qui, chiamate contrarie. Qui sta parlando l'atleta che c'è ancora in te, ovviamente. Si ritorna a giocare, guardate che scambi sempre prolungati, tentano di difendere e rigiocare tutti i palloni, questi atleti non lasciano assolutamente mai nulla. L'attacco giocato da Marzio, guardate il bugger di Riccardo e ancora a chiudere Marzio. Punteggio di 12-10 per la coppia Marzio-Riccardo, il loro servizio. Emanuel in attacco, palla murata e difesa dalla coppia in canotta gialla, palla fuori, potevano gestirla meglio forse questa Marzio e Riccardo. Beh sì, un'occasione break, Riccardo dopo il tocco a muro non torna molto indietro, Marzio alza leggermente staccato da rete, Riccardo prova uno shot line però fuori di un metro. La palla è fuori, ancora Marzio e Riccardo possono andare in battuta. Forse Alison è l'unico giocatore che ancora non ha vinto medaglie fra mondiali e olimpiadi, anche per la sua giovane età, probabilmente sentirà
un po' di più questo match. La difesa grandissima di Marzio, che è chiamato anche in attacco, e il tocco di Alison è bravo a toccare con buona velocità questo pallone. Conquista il 12° punto, 13 per Marzio Riccardo, 12 per Alison ed Emmanuel, che è al servizio in questo momento. Vediamo la sua scelta in battuta, palla al salto, purtroppo fuori per lui, ha giocato una palla di potenza. No, ha cercato di piazzare la palla, ma è partito un po' troppo presto con la rincorsa, si è trovato sotto la palla. La palla infatti si vede che passa molto alta sopra la rete. Il servizio di Marzio. Alison chiamato ad attaccare questo pallone, è attentissimo Marzio, recupera. Ancora una spettacolare difesa, tenta di recuperare Manuel, ma si accorge che è impossibile prendere questo pallone. Riguardiamo insieme. Sì, c'è stata una ricezione negativa di Alison, un dink dietro al muro, Riccardo ha controllato a muro, ma Marzio una splendida difesa e un contrattacco potente sulle mani alte di Alison nello stacco da muro. Ma tutto al salto per Marzio, ricezione non proprio perfetta, Alison è fuori dal campo, in qualche modo devono rientrare, rimettere ordine, questa volta li aiuta per la verità l'errore di Marzio Riccardo. Alison era restato davvero fuori dal campo, forse potevano rigiocare rischiando un po' meno gli atleti in carota gialla, che sono comunque in vantaggio con il punteggio di 15-13. In battuta però ci sono i 202 centimetri di Alison. Si deve salvare in qualche modo la coppia Marzio Riccardo e invece non può nulla, perché questa costruzione difficile diventa facile preda del muro di Alison. Riguardiamo. Eh beh sì, c'è una ricezione negativa di Marzio, Alison controlla con facilità sopra la rete. Sulla ricezione non buona, Dionisio, qual è la palla da giocare per rischiare il meno possibile, quella che consigli? E di solito si gioca sulle mani del muro alto e si sta pronti nella copertura nel caso in cui dovesse essere murato. E siamo in parità, 15 pari hanno recuperato i giocatori in carotta verde. Vi ricordo che questa è la finale che decide quali saranno i due atleti campioni del mondo per il prossimo biennio. Ricezione di Marzio. Riccardo in bagher ancora per il compagno, il tocco è il primo, secondo e questo è il terzo tocco, che diventa una palla giocata meravigliosamente da Emmanuel. Ecco Marzio che è in crisi in questo momento, prima anticipa la rincorsa, adesso cerca di un dink sulle mani del muro alte, ma bravissimo Alison a girarsi come un gatto, ad alzare in modo perfetto per Emmanuel che attacca in diagonale stretta. E possiamo dire che Emmanuel ricorda un po' Dionisio Le Quaglie quando giocava? Mi piacerebbe tanto essere stato come Emmanuel, diciamo che ci dicono che ci somigliamo un po' fisicamente, insomma, ma in realtà lui è un grandissimo campione, io sono stato un bravo giocatore. Vabbè, diciamo che la modestia di Dionisio ci sta tutta, però io voglio ricordare che ha conquistato 2 argenti nel World Tour, 10 medaglie a livello internazionale, è stato 5 volte campione d'Italia e poi ha allenato per 6 anni la nazionale maschile e femminile, vincendo un campionato europeo con Gattelli per Rotta e conquistando anche con loro un 5° posto ad Atene, oltre a 2 campionati del mondo Under 21 con Nicolai e Giottelli. Grazie, caffè pagato. Meritato Dionisio, 16 pari con noi in questa avventura con la 7 e la 7D, abbiamo anche avuto altre 2 campionesse che voglio ricordare e salutare, Laura Bruschini e Lucilla Perrotta, mentre un saluto va anche a Daniela Gattelli, da poco mamma, altra stella del beach italiano. Emmanuel, il suo attacco, la difesa di Marzio Riccardo non conclude, ancora ricostruiscono gli atleti carotta verde, bravissimo Alzo. Eccezionale Alison che in questo momento sta giocando veramente bene dopo quell'attacco fuori in diagonale, veramente ha ritrovato la sua forma migliore, quella che ha fatto vedere ieri in semifinale. Guardate lo sguardo di Alison,
17 Alison Emanuel, 16 Marzio Riccardo, e il tocco di Alison è implacabile, conquista un punto importante, 18-16 il vantaggio più 2 per la coppia Alison ed Emanuel. Eh sì, in questo momento sono ritornati a giocare al livello di ieri quando hanno battuto Brink Reckerman in semifinale. L'attacco di Marzio fortissimo, Emanuel in difesa c'è, recupera ancora Marzio e viene richiamato ad attaccare, palla che viene nuovamente recuperata da Emanuel, è ovunque questo giocatore e serve con un bagger difensivo d'alzata perfetto Alison che non lo tradisce. Eccezionale Alison che fa compiere un salto dai 3 metri, 180 gradi per lui e attacca con estrema precisione nella zona 6 del campo fra i due difensori. Momento importantissimo perché il set si chiude a 21 punti, 19-16 per Alison ed Emanuel. Marzio in attacco, il muro è una piovra altissima peraltro, però aggiungiamo che ha un fondamentale di muro, guardatelo, assolutamente impeccabile, guardate che altezza ma anche che chiusura perfetta del piano di rimbalzo. Sì, è veramente in affanno Marzio con il muro di Alison. Set point, Alison Emanuel, Marzio, l'attacco e il muro di Alison, il set va alla coppia Alison ed Emanuel. Diamo la linea alla regia, ci rivediamo qui sul campo centrale del Foro Italico insieme alle 10.000 persone che sono dentro e a voi che siete a casa per commentare ancora la finale che sta per assegnare la medaglia d'oro del campionato del mondo di beach volley maschile. Brasile contro Brasile, è questo che dice la finale del campionato del mondo di beach volley maschile e sono in avanti la coppia Alison ed Emanuel, sono quattro grandi stelle, quattro fuori classe di questo sport, li hanno chiamati maestri del beach volley, the heroes dicono le campagne pubblicitarie delle 5B, sono degli atleti di straordinario valore in uno sport da molti addirittura definito estremo, quello del beach volley. Questa sera sicuramente non c'è la componente del caldo perché è sera, perché il centrale del Foro Italico forse consente di giocare nelle condizioni ideali, non c'è vento, non c'è sole, non c'è neanche un'afa incredibile, però comunque questa è una gara difficilissima per i quattro campioni che rivedete adesso in campo tornare in gioco quando il primo parziale è stato chiuso con il punteggio di 21-16 dalla coppia Alison ed Emanuel. Commenta con me questa finalissima Dionisio Lequaglie, al quale voglio chiedere se secondo te è un brutto passaggio vuoto che hanno avuto la coppia Marzio Riccardo o ci sta e possono assolutamente tornare in partita. Beh no, è senz'altro un parziale da dimenticare per Marzio perché la squadra di Riccardo e Marzio era in vantaggio 15-12 e ha subito un parziale impressionante di 9-1 con tantissimi errori e palle murate da parte di Marzio, quindi sicuramente cercheranno di riscattare questa. Grande spettacolo qui nel centrale del Foro Italico, lo abbiamo visto nella finale femminile, stiamo continuando a vederlo in quella maschile, il punteggio di 2-1 per Marzio e Riccardo che sono in battuta. Riccardo 2 metri, 102 kg questo atleta, eccolo a muro, tentare di fronteggiare un Emanuel davvero bravo non solo nell'eludere il muro, ma questo giocatore ci offre dei recuperi in difesa davvero straordinari. Quadratura per lui e ora per il suo compagno, mentre questo è Riccardo, pronto in ricezione, servizio di Alison, bagger di Riccardo, Marzio, la palla finisce fuori. Ricordiamo anche che lo spettacolo del grande beach volley offerto dalla 7 e la 7D cederà il passo allo spettacolo del grande volley femminile, perché ad agosto seguiremo in diretta e in esclusiva il Grand Prix della nazionale italiana di pallavolo femminile con la 7 e la 7D. Il Brasile ha compiuto ancora un gran capolavoro, qui protestano Marzio e Riccardo molto vivacemente, vediamo cosa è successo. Sì, che pare che il guardalinea abbia dato la palla dentro mentre i due arbitri hanno visto la palla fuori. Vediamo la chiamata dell'arbitro.
Ecco, ne approfittiamo, sì, l'arbitro dà la palla alla squadra Emmanuel Alisson. Ne approfittiamo per ricordare i successi di Emmanuel. Ha vinto $2.140.000 solamente nei tornei FABB, ha giocato a lungo anche nei tornei dell'MVP negli Stati Uniti. Con Alisson ha giocato 17 tornei, ha vinto 2 volte. Emmanuel ha vinto inoltre 72 tornei, una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene con Riccardo, una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, sempre con Riccardo. È stato campione del mondo 2 volte, nel 99 con José Loyola e nel 2003 con Riccardo. Un grande curriculum per lui. 5-2 il vantaggio per gli atleti che hanno guadagnato anche il primo parziale. Adesso Marzio particolarmente nervoso, non è un giocatore che solitamente protesti, è particolarmente arrabbiato in questa circostanza. Cartellino rosso è un altro punto, quindi 6-2, praticamente 3 attacchi fuori di Marzio, è un cartellino rosso. Una protesta davvero grintosa a dir poco, insomma abbastanza veemente la reazione di Marzio, gli è costata caro anche perché questa protesta con un cartellino rosso gli fa perdere un punto, lo fa perdere al suo team, tenta di restare invece apparentemente serafico Riccardo. È molto arrabbiato Riccardo, sì, credo, perché abituato a giocare con Emmanuel, che è un campione di tranquillità e di eleganza anche. Marzio è un giocatore molto forte, un grande talento, grandi qualità fisiche, tecniche, però dal punto di vista dell'equilibrio mentale qualche volta si lascia un po' andare. Costruzione d'attacco per Marzio e per Riccardo, vengono ancora difesi dalla coppia Emmanuel Alisson. Ecco Emmanuel, la palla attaccata a difesa da Marzio, che sembra particolarmente voglioso di recuperare il diritto a servire. L'arbitro gli fa uno sguardo che dice molto sinceramente, perché ancora molto arrabbiato Marzio in zona di battuta con il punteggio 6-3 per Alisson Emmanuel. Marzio al servizio, ricezione di Emmanuel e il suo attacco, palla che è toccata dal muro, ancora avanti i giocatori in canotta verde, 7-3. Difficile la situazione per Marzio e Riccardo, che devono recuperare anche un set perso peraltro non proprio bene, 21-16 il parziale. Tocca il nastro, si recupera, Marzio è molto bravo, l'attacco, palla corta, Manuel ancora di là, Marzio nuovamente in attacco, palla che però è totalmente sbagliata. Cosa ha sbagliato qui tecnicamente Marzio, Dionisio? Ma Marzio sta forzando sempre tutti i colpi e sbaglia, perché Emmanuel è un campione di continuità. Avete visto prima un'azione precedente in cui un'alzata imprecisa di Alisson, Emmanuel si è limitato a mandare la palla nell'altro campo, Marzio invece forza sempre. 8-3, Alisson Emmanuel, difesa ma c'è anche l'invasione di Alisson, quarto punto per Marzio Riccardo. È passato di tempo da quel 1930 in cui a Santa Monica si giocò il primo 2-2, è passato davvero tanto sia nella qualità del gioco che nell'organizzazione di questi grandi eventi di spettacolo e sport che sono quelli del beach volley. Emmanuel, l'attacco, la palla sulla difesa di Marzio che però non può nulla, era davvero impossibile, si è trovato a metà tra un bagger e l'alzare le braccia tentando di salvarsi, non è riuscito a rimediare. Sì, era un po' alto in difesa, anche molto avanzato nella posizione, ma credo che sia molto contratto, non mi sta piacendo Marzio come sta giocando questa partita. Il muro di Alisson, dici una cosa che evidentemente si manifesta anche in questo errore, ha perso probabilmente di lucidità Marzio in questo frangente. È un grande campione questo atleta, ne abbiamo raccontato le gesta in quello che ci hai descritto prima Dionisio, però non sta giocando ai suoi livelli. 10-4, Alisson Emmanuel, l'attacco di Marzio, adesso il nastro lo aiuta,
stato campione del mondo, è ovviamente una delle grandi stelle del circuito, ma qui hanno di fronte Marzio Riccardo e Manuele Alison, si sono dimostrati in grandissima forma. Alison costringe a un tuffo d'alzata Emanuele e poi sbaglia il punto numero 6 per la coppia Riccardo e Marzio. Il primo errore di Alison in questo secondo set. Vediamo la sua battuta. 4 punti da recuperare per i ragazzi al servizio in questo momento. Emanuele, l'attacco, palla fortissima sulla difesa di Marzio, respinge di là. Emanuele ancora chiamato a chiudere l'azione, questa volta lo fa senza problemi. La grande versatilità di questo giocatore, quello che spicca davvero e che colpisce. Sì, pensate che lui ha iniziato la sua carriera, ha giocato con Zemarco, lui era il giocatore di muro all'epoca, giocava a sinistra, adesso gioca a destra in difesa, quindi un giocatore che poi ha vinto in qualsiasi modo. Alison recupera una palla facendo esplodere il centrale del Foro Italico, straordinario. Marzio, l'attacco, Alison tocca ancora, bravissimo il giocatore in carrozza verde che vedete a muro, nuova situazione di muro e tira, deve farlo perché hanno toccato a muro e lo speaker giustamente chiama l'applauso per questa straordinaria azione di Alison che ha fatto un volo veramente incredibile, poi non è riuscito a completare il miracolo. Sì, attacca a rete, non si stacca per eseguire la rincorsa. Punteggio di 11 a 7 per Alison ed Emanuele. Eccoli ancora in costruzione d'attacco. Alison, la palla toccata, il muro di Riccardo questa volta è puntuale e preciso. 8 per Riccardo e Marzio, 11 invece i punti per Alison ed Emanuele. Quali sono, Dionisio, i grandi assenti in questa finale? Abbiamo visto le teste di serie del seeding e quindi la classifica d'ingresso che ha poi stabilito gli accoppiamenti prima nelle 12 pool e poi ovviamente sulla base dei risultati dei sedicesimi e dei quarti e poi delle semifinali, chi poteva essere al posto di queste squadre quest'oggi qui in questo campo? Beh, ce ne sono tre delle prime quattro teste di serie sono giunte in semifinale, manca proprio la testa di serie numero uno, Todd Rogers e Phil Dalhouser degli Stati Uniti, che hanno perso proprio contro Brink Regerman, ma soprattutto ha condizionato il loro cammino una sconfitta nella pool proprio contro Janice Wong degli Stati Uniti, arrivando quindi secondi nella pool e cambiando posizione nel tabellone. E ricordiamo anche come è andata la finale, terzo e quarto posto, chi si è aggiudicato il bronzo? Brink Regerman, hanno battuto 2-1 una bellissima partita contro la Lettonia di Plavis Smedins, due atleti veramente eccezionali che hanno avuto qui il loro migliore risultato di sempre, un quarto posto ai mondiali per la Lettonia. 12 Alison Emanuele, 8 Riccardo Marzio, l'attacco di Marzio è fuori, il muro giocato da Alison. Prova Marzio a far salire lo score a muro di Alison, che in questo torneo prima di questa partita aveva già collezionato 43, pensate, 43 muri vincenti, quasi 3 muri a set. Uno sport, il beach, che ovviamente è molto influenzato anche dai fattori atmosferici, caldo, vento e sole sono importantissimi nell'economia del gioco e della tattica che poi gli atleti devono decidere di avere sul campo. Ci sono anche situazioni in cui il gioco è proseguito anche in caso di pioggia, il giocatore di beach non si ferma quasi mai proprio in caso di cataclismi o quasi. Sì, poche volte è stato sospeso un torneo per vento, soprattutto a Marsiglia e mi ricordo a Città del Capo fu sospeso il torneo per qualche ora per il vento fortissimo, ma in caso di pioggia si gioca regolarmente. E tra l'altro in caso di pioggia poi la superficie della sabbia diventa molto più compatta, per cui è anche lì
una situazione di adattamento per i giocatori. Non è sicuramente il caso di questa settimana del campionato del mondo in Italia, abbiamo avuto sempre tempo buono, tranne un pomeriggio. Si torna a giocare, 12-9, Alisson Emanuel, l'attacco di Alisson, che attacco davvero potente, molto alto il punto d'impatto, con l'altezza già incredibile di questo atleta, che ha anche un'ottima elevazione, bravissimo anche nella chiusura di questo colpo d'attacco. Emanuel, 13-9, vi ricordo che i primi due set sono al meglio dei 21 punti. Marzio chiama Riccardo, la palla giocata bene in lungo linea, qui non può nulla Emanuel. No, non può proprio nulla. Pensate che Alisson ha iniziato la sua avventura nel World Tour nel 2006 e sicuramente vorrà cogliere il suo risultato più importante proprio qui a Roma. Il bugger di Emanuel, Alisson, l'attacco in mezzo alle mani del muro di Riccardo. Veramente non sbaglia più una palla, sono ormai in palla i due giocatori in canotta verde. Ecco Alisson al servizio, Marzio prova una palla super, fallo di palleggio di Riccardo. Io direi proprio che non sono i due giocatori che ti che se siamo abituati a vedere, che ti aspettavi di vedere questa sera. Stanno giocando al di sotto delle loro possibilità Riccardo e Marzio. Sì, è una coppia che durante il torneo, seppur arrivata con merito a questa finale, però è una coppia che ha sbagliato molto, ha sempre messo in partita l'avversario, sono stati poi la grande loro forza ed esperienza, sono due ragazzi che si avvicinano ai 40 anni, hanno vinto tantissimo, ha fatto sì che siano riusciti a portare a termine in modo positivo i loro incontri, ma questa volta non hanno di fronte nessuna delle squadre. Guardate che scambio, che recupero, fuori. Peccato però, da sottolineare la rincorsa di Alisson, lui che è così alto e così possente, si muove con agilità, guardate che cosa aveva fatto. Ma soprattutto guardate che nonostante il vantaggio di questi due atleti, Alisson corre su tutte le palle. Io credo che proprio che lui voglia mettere il sigillo a questa prestazione, la migliore della sua carriera senz'altro. Vola Emanuel, guardate ancora che recuperi incredibili, per pochissimo Alisson non è riuscito ad arpionare questo pallone e a farlo rigiocare Emanuel, 16-12. Riguardiamo con questo rallenti. Sì, non si risparmia, guardate che rapidità e anche che tecnica per un giocatore di 2 metri e 2 centimetri. Che bello vedere giocare con questo furore agonistico, lo definirei, perché entusiasmo e forza, voglia di vincere, davvero c'è tutto in questo beach volley del campionato del mondo di Roma. Adesso un grande attacco giocato da Riccardo, tentano di non mollare gli atleti in canotta gialla. Gran bel giocatore anche Riccardo, grande eleganza tecnica per questo atleta. Adesso al servizio c'è Marzio. Alisson, bugger d'alzata per lui, guardate che palla è riuscita a murare Riccardo. Rigiocano ancora con Emanuel, questa volta in avanti, tocco, contrasto di Alisson, rigioca Riccardo, è lì Emanuel, ancora attacco e ancora un muro, sequenza straordinaria, bellissimo questo scambio. Dionisio, a te il compito di commentarlo. Veramente uno scambio di difese eccezionali, guardate Emanuel come arriva in bagger in tuffo, ma soprattutto Alisson che dopo uno scambio così prolungato ancora ha la forza di saltare e attaccare fortissimo. Il pubblico applaude, stanno tutti seguendo il ritmo della musica, che è un'altra delle grandi protagoniste di questo sport. Marzio, l'attacco, il muro di Alisson, e adesso sente, secondo me, odore di medaglia d'oro. Sì, ormai è arrivato credo a 50 muri in questo torneo, dopo l'argento conquistato ai mondiali del 2009 con Harley, si sta avvicinando sempre di più al suo primo oro. Ci è piaciuto davvero tanto Alisson in questo campionato del mondo, campione straordinario. Tocca adesso in difesa a Emanuel, bello l'attacco di Marzio, però lo scoramento è negli occhi, nei gesti e nella camminata di
Marzio e Riccardo, non so se è un'impressione mia, però non li vedo assolutamente grintosi, vogliosi di recuperare, magari la voglia c'è, però sanno che hanno forse compromesso questo match. Emanuele, la palla ancora rigiocata proprio da Emanuele Alison, muro, e invece guardate la grinta di Marzio. Attacco di Alison, il muro e la corsa che ha fatto Alison verso la panchina, dire no, ci siamo ancora. Mi è sembrato Eccolo veramente qua. Che andassi a strillare proprio in faccia al presidente, non vorrei proprio. Ci auguriamo che non sia così. Ci auguriamo di no, ma mi è sembrato proprio che guardasse lui. Adesso non so cosa ci sia dietro, però. Il servizio è sul punteggio di 19 a 15. Costruisce Riccardo per Marzio, il tocco è lì Emanuele, troppo facile per lui questa difesa, può attaccare il muro, non riesce a contenere l'attacco e c'è il punteggio che ci porta al match point, tutto il pubblico in piedi. Match ball per Alison e per il fenomeno Emanuele. Lo incoraggia Emanuele, dice ci siamo, ormai può essere medaglia d'oro per la coppia ed è così, hanno chiuso questo risultato grandioso, fanno una lunga corsa, vediamo dove vanno, vanno nella macchina che sponsorizza questi campionati del mondo, sono veramente felici, hanno ragione ad esserlo perché hanno completato una gran corsa, ma si sono confermati davanti a dei grandissimi campioni. Beh, senz'altro è una partita difficile per loro perché avevano il vantaggio del pronostico ed effettivamente nel primo parziale erano partiti in svantaggio nei confronti di Marzio e Riccardo, ma poi hanno saputo ritrovare il loro gioco che in questo mondiale è stato esaltante, davvero senza pecche. Continua Riccardo a inveire contro gli arbitri, sbaglia perché comunque per lui è un grande risultato, il migliore con Riccardo nella carriera, seppur breve, di questa coppia, e non può togliere una palla il merito a Emanuele e Alison, che secondo me sarà la squadra che potrà controbattere lo strapotere di Roger Dallhauser per il proseguimento di questa stagione. Che cosa non hanno fatto assolutamente bene Marzio e Riccardo? Non hanno fatto sicuramente, forse hanno pensato che forzando i colpi avrebbero avuto la meglio, ma in realtà tutti questi attacchi sbagliati, si è conclusa proprio con un attacco a rete di Marzio. L'attacco a rete per questi giocatori è veramente un errore clamoroso, un errore che non dovrebbe mai esserci, e ne abbiamo visti parecchi da parte di Marzio. Marzio è veramente andato fuori palla alla seconda metà del set. I ragazzi invece, Emanuele e Alison, hanno saputo mantenere una tranquillità e la giusta aggressività senza mai eccedere, veramente continuando a fare il loro gioco, imprimendo la giusta attenzione per poi dopo avere questo splendido risultato, ottenere questa medaglia d'oro. Alison fa bene ad essere contento perché la sua prima medaglia d'oro, pensate, questo ragazzo ha solamente 25 anni, è veramente un tratto di prepotenza fra i più grandi giocatori del mondo. E unisce la forza fisica alla lucidità, sono qualità che nel beach non possono mancare, uno sport dove la fatica al massimo livello è una costante di ogni azione di gioco e di ogni punto, è sicuramente così nel beach. E guardate adesso Alison proprio regala al pubblico del Foro Italico dei palloni da beach. Vorrei ricordare però l'albo d'oro di questa manifestazione nel 97 a Los Angeles, hanno vinto Guilherme Para, proprio brasiliani, nel 99 a Marsiglia e Manuel Loyola, Brasile, nel 2001 in Austria, Klagenfurt,
Baracchetti Conde dell'Argentina nel 2003, Rio de Janeiro Brasile, Ricardo Emanuel, e proprio brasiliani ovviamente, lo abbiamo detto, si sono affrontati da avversari in questo match. Nel 2005 a Berlino in Germania, Marcio Fabio Luiz. Nel 2007 a Gstaad in Austria, Dalhauser Rogers degli Stati Uniti. Nel 2009 in Norvegia, Stavanger, Brink, Reckermann della Germania. E adesso i campioni del mondo sono loro, sono Alison ed Emanuel. Una grande soddisfazione, due finali molto belle, anche quella femminile al terzo set decisivo ci ha decisamente appassionato. Anche questa ha avuto naturalmente il suo eccellente valore dal punto di vista tecnico. Forse saremmo stati più contenti di una prestazione migliore di Marzio e Riccardo Dionisio per vedere una partita ancora più avvincente di quello che abbiamo visto. Beh, senz'altro potevano fare meglio i campioni brasiliani, però c'è da dire, ecco, in questo momento sta parlando Emanuel al pubblico. Pensate, ha vinto il suo primo mondiale nel 99 e 13 anni dopo vince il suo terzo mondiale. 13 anni sul tetto del mondo, sempre fra i migliori giocatori al mondo, un esempio di classe, di stile e di tecnica, veramente il più grande giocatore della storia del beach. Roma ha avuto la fortuna di poter celebrare questo grande campione. E mentre si prepara tutto per la cerimonia di premiazione, Dionisio, a te il compito di dare un resoconto di quello che hai visto dal punto di vista tecnico e tattico di questo campionato del mondo, e visto che ne hai fatti tanti di eventi internazionali, anche il compito di dire che cosa ti è sembrata di questa settimana italiana dal punto di vista organizzativo. Beh, qualcosa è cambiato dal punto di vista tecnico e tattico, ma non è cambiato qui a Roma, è cambiato dal momento in cui è stato introdotto questo nuovo pallone. Si vedono molti più servizi in salto float di servizi in salto, e la ricezione è diventata molto più difficoltosa su questo tipo di servizio. Per il resto sta assumendo sempre più importanza quella di avere un giocatore forte a muro. Abbiamo avuto il nostro grande Paolo Nicolai, che proprio contro l'Olanda di Numerdorskuil ha effettuato tantissimi muri, ha fatto veramente una bellissima partita, ha regalato all'Italia un risultato importante in un nono posto che veramente dopo la pool non speravamo di ottenere. E il muro e la difesa continua a rimanere un punto importante. Per quanto riguarda Matteo Martino, sicuramente un ottimo torneo per lui, considerando che è solo un mese che ha iniziato di nuovo ad allenarsi nel beach. È un giocatore che dovrà diventare bravo come questi specialisti come Manuel, Brink, per poter arrivare a competere ad alto livello. Ecco, in difesa sicuramente dovrà crescere molto, abbiamo visto che le coppie più forti del mondo hanno un giocatore molto potente a muro, ma un altrettanto giocatore veramente tecnico e soprattutto tattico, quel giocatore che organizza il gioco di muro e di difesa, che in questo caso Emanuel abbiamo visto interpretare alla meglio questo ruolo. Ma ci sono Rogers, ci sono Brink, lo stesso Marzio, che in questa partita non ha dato il meglio di sé, ma abbiamo tantissimi giocatori eccezionali in questo fondamentale. Noi ci auguriamo che Martino al più presto possa diventare bravo come loro, e sicuramente l'età gioca dalla sua. E diamo la linea alla regia per un break pubblicitario, torniamo qui tra pochissimo. Avevamo con un po' di ottimismo sperato che questo centrale del Foro Italico si riempisse per gli ultimi giorni. Beh, è successo davvero così, e sono stati 10.000 gli spettatori presenti in questo meraviglioso tempio dello sport, ormai vedete non solo del tennis, di grandi eventi e del campionato del mondo di beach volley. Questo ha ospitato il centrale del Foro Italico, una grande soddisfazione per tutto il comitato organizzatore. Non era affatto facile, soprattutto perché gli ultimi due giorni c'era anche un biglietto d'ingresso, era davvero una grande scommessa. L'hanno vinta CONI, Federazione Italiana Pallavolo, e Federazione Internazionale Pallavolo, che tra l'altro ha Angelo Squeo, un italiano che ha scritto la storia del beach volley dal punto di vista organizzativo nel mondo. È una grande soddisfazione
poter dire che questo campionato del mondo in Italia davvero realizzato un sogno di chi l'ha organizzato, ma ha rispettato anche tutte le aspettative di chi è venuto semplicemente a vedere o a lavorare come noi. In questo caso la 7 e la 7D vi hanno offerto tutta una settimana di grande sport, mentre guardiamo le immagini più belle di questa finale del tabellone maschile con due coppie brasiliane in campo, due coppie che hanno onorato questo grande impegno. Sicuramente, dicevamo con Dionisio Lequaglie, Marzio e Riccardo, i due giocatori che sono usciti sconfitti, non hanno opposto più resistenza di quella che appunto i due set perduti hanno dimostrato. Potevano giocare magari in condizioni migliori dal punto di vista tecnico e tattico, però sono quattro campioni che ovviamente in questa finale hanno comunque dimostrato di essere più forti delle altre 46 coppie che erano schierate nelle 12 pool di questo campionato del mondo. Dionisio, vediamo entrare tutti i protagonisti di questo appuntamento mondiale. Vorrei sottolineare i tantissimi volontari raccattapalle, poi ci sono anche i giudici di linea, gli arbitri che hanno reso possibile questo evento, ma anche tutti coloro i quali in questo appuntamento lasceranno un segno e un ricordo nella buona organizzazione. Quindi tanti volontari vuol dire tanta amicizia e tanta voglia di partecipare per questa disciplina sportiva. Beh, è stata senz'altro una tappa eccezionale dal punto di vista organizzativo. I mondiali ne ho visti molti, sicuramente questo di Roma è stato veramente uno dei più belli. Il pubblico ha risposto in modo veramente eccezionale, con una presenza durante tutte le giornate di torneo. Già dal lunedì abbiamo avuto le prime gare e il pubblico ha seguito sempre le nostre squadre, anche in orari in cui veramente era difficile stare sulle tribune. Un successo questo di Emanuel e Alison veramente importante, che corona il sogno di un giovane ragazzo, ma che soprattutto conferma la qualità di Emanuel, che ancora una volta con un nuovo compagno riesce a cogliere un risultato di prestigio. Altrettanto importante è appunto il risultato, la conferma di Brink Rekerman, che si aggiudicano questa medaglia di bronzo dopo aver vinto i mondiali a Stavanger nel 2009, quindi gli ultimi mondiali disputati. Un'altra conferma quella del Lettonia, Plavis Medins al quarto posto, una sorpresa ma una conferma dell'Europa che si sta avvicinando sempre di più a queste forze del Stati Uniti e Brasile in questa semifinale, in questa Final Four, chiamiamola così, maschile. Abbiamo avuto due squadre europee e poi due squadre brasiliane. Nel femminile abbiamo avuto una squadra asiatica, la Cina, una squadra brasiliana, una squadra americana e una squadra europea rappresentata dalla Repubblica Ceca di Kaplanova e Ajecikova. E vedete le premiazioni proprio degli atleti tedeschi sorridenti, vicepresidente Cecchi, c'è anche ovviamente il presidente della Federazione Pallavolo Carlo Magri, che abbiamo anche intervistato in apertura nelle nostre due telecronache questo pomeriggio, soddisfattissimi di come è andato questo evento. E adesso è il momento dei due atleti medaglia d'argento, secondo posto per Marzio e Riccardo. I premi saranno consegnati da... Sono comunque contenti ed è giusto che sia così, sono sempre grandissimi risultati, un podio mondiale che vi abbiamo detto più volte vale anche molto in termini di competizione olimpica. Quali vedi come grandi favoriti, anche tenendo conto dell'età dei giocatori, per Londra 2012, Dionisio? Beh, il Brasile dopo le Olimpiadi di Pechino con un argento e un bronzo ha pensato ed ha fatto una scelta molto coraggiosa nel puntare su una nuova coppia. Credo che ancora una volta la Federazione Brasiliana ha avuto ragione e che Alison ed Emanuel saranno senz'altro i candidati numero uno per contrastare Roger Dallhauser, che sicuramente hanno tutte le carte in regole per bissare
l'oro olimpico a Londra. Credo che il Brasile, rappresentato da questi due grandi campioni, da questi due nuovi grandi campioni che hanno vinto, pensate, ben tre tappe nelle ultime tre edizioni in Fantastico. Questo anno, quindi un Open in Polonia, un Grand Slam a Pechino e adesso il campionato del mondo in questo avvio di stagione. Senz'altro saranno loro i giocatori e la coppia che potrà contrastare gli Stati Uniti, e noi ci auguriamo che i nostri italiani possano, perché giovani, poter arrivare nel giro di questo anno a scalare più posizioni possibili. E tra l'altro vorrei sottolineare che Manuel, proprio giovanissimo, non è, perché con i suoi 38 anni insomma si candida a essere uno dei più longevi del circo del beach volley, di questo panorama sportivo che offre così tanti anche giovani atleti sicuramente molto forti. Ma Emmanuel non solo regge il passo, ma come dici tu si candida a essere uno dei grandissimi protagonisti di Londra 2012. Ecco, a cosa deve Emmanuel questa grande longevità e qual è secondo te la caratteristica per un giocatore di beach da coltivare per poter restare così a lungo nell'Olimpo del beach volley? È un grande professionista, il più grande professionista della storia, come lui, come Karch Kirali. Ricordo che quando gli si chiedeva quale fosse il suo segreto, lui diceva sempre: io sono il primo ad andare in spiaggia la mattina e l'ultimo ad andare a casa. Ecco, questo è il segreto dei grandi campioni, una grande costanza nell'allenamento. Pensate che Emmanuel ha vinto il suo primo torneo nel 1996 e siamo nel 2011 ed è ancora un giocatore vincente, un giocatore il più vincente sicuramente della storia del beach volley mondiale. Guardate ancora il podio e la grande soddisfazione degli atleti brasiliani. Hai anche parlato in telecronaca di un leggero calo della scuola statunitense, dovranno riflettere parecchio dopo questo campionato mondiale. In questo periodo parliamo ovviamente del tabellone maschile e gli atleti statunitensi forse devono rivedere qualcosa in termini di preparazione, secondo te? Beh, sarà dura da digerire per loro probabilmente questa crisi tra virgolette, perché ci piacerebbe a noi avere questa crisi e collezionare comunque degli ottimi risultati, però forse si riflette anche nella crisi economica che stanno attraversando gli Stati Uniti in questo periodo. Probabilmente l'assenza di un campionato professionistico come quello che c'è sempre stato nell'AVP nelle scorse stagioni sta pesando un pochettino sul rendimento di questi giocatori brasiliani, di questi giocatori americani. Vedremo se da qui al prossimo anno ci sarà un ritorno alla vittoria, ma credo che Dallhauser e Roger sicuramente ritorneranno ai loro livelli. Hanno solo pochi giorni per recuperare questi atleti, perché giusto per dare uno sguardo al World Tour, che è davvero un impegno serio, importante, continuamente faticoso anche per questi atleti. Pensate che dal 27 al 2 luglio sono in Norvegia e poi ancora pochi giorni dopo, una settimana successiva, maschi e femmine vanno in Svizzera e poi ancora in Russia, Canada, Polonia, Austria, Finlandia, in Olanda dal 23 al 28 di agosto e poi in Marocco e Thailandia. Adesso ascoltiamo l'inno brasiliano, ancora Brasile, l'abbiamo sentito nella finale femminile e ora nella finale maschile.
applaude tutto il centrale del Foro Italico, ed è giusto sia così, perché questi sono i campioni del mondo. Per 2 anni saranno loro a potersi fregiare di questo titolo. Alison ed Emanuele si sono guadagnati questo grande risultato qui nel campo del centrale del Foro Italico. Sono stati allestiti ben 6 campi per giocare questo Swatch World Championship, e adesso su questo evento si chiude il sipario. E anche noi, che siamo in chiusura della nostra telecronaca, vogliamo ricordarvi che l'appuntamento sportivo con i grandi eventi della 7 non finisce qui per quanto riguarda il volley. Ci rivedremo ad agosto con il Grand Prix, grande competizione della Federazione Internazionale per quanto riguarda le nazionali femminili. La nostra speranza è che siate ancora davvero in tanti a seguire la nazionale di Massimo Barbolini e l'appuntamento con il Grand Prix che avevamo già seguito la scorsa estate. Ci auguriamo anche, Dionisio, di seguire molto presto qualche altro grande evento di beach volley. Adesso la prospettiva è di guardare, a parte le tappe del World Tour, anche quello che vedremo ai Giochi Olimpici. Abbiamo già parlato dei protagonisti di Londra 2012, sarebbe però anche bello poter seguire il percorso del World Tour dei nostri azzurri. Se dovessi segnalare 2 coppie, una nel maschile e una nel femminile, che ti aspetti di rivedere sul podio dei grandi eventi del World Tour, chi vuoi segnalare? Senz'altro Martino Nicolai e Cigolari Menegatti sono le coppie che hanno maggiori possibilità di piazzarsi a Londra, ci auguriamo tanto, fra le migliori posizioni. E anche abbiamo un grandissimo talento nel giovanile, Daniele Lupo, che in questo torneo ha fatto delle cose bellissime. Dovremo solamente trovare un compagno all'altezza della situazione affinché lui possa esprimere tutto il suo potenziale. Sicuramente sono dei ragazzi giovani per i quali il futuro è roseo, e potranno continuare anche dopo, soprattutto dopo Londra 2012, veramente a dare all'Italia grandi soddisfazioni. Vogliamo anche dire che il beach è uno splendido modo per restare in forma, in attività, per coloro i quali praticano la pallavolo indoor. Sappiamo che sono tantissimi gli atleti dalla Serie A1 in giù che a fine campionato poi si dedicano al beach. Diciamo che è una cosa utilissima continuare l'attività sulla sabbia per non perdere il lavoro atletico che viene fatto durante l'inverno. Sì, si è un po' persa questa abitudine per i giocatori indoor, che una volta anche di altissimo livello durante l'estate si dedicavano al beach. Adesso molti giocatori di pallavolo riposano per recuperare il periodo stressante invernale. Sarebbe invece bene che loro si dedicassero per la loro attività e per lo sviluppo del beach volley in generale. Noi diamo la linea alla regia, torniamo qui per i saluti finali tra pochissimo.